E della nuvola di Fuxas torneremo a occuparci nel nostro approfondimento in chiusura di telegiornale. Un'indagine della Confcommercio di Roma rivela che la gran parte delle imprese romane non crede ci saranno miglioramenti in concomitanza con il giubileo. Sentiamo il servizio di Fabrizio Massantini. Il giubileo non sarà un'opportunità, a pensarla così è oltre il 70% delle imprese romane, a fronte di un misero 13% che invece si aspetta un miglioramento nell'andamento delle proprie attività. È quanto emerge da un'indagine della Confcommercio di Roma presentata oggi, rivelatrice di come imprenditori e commercianti pensino che poco possa migliorare per loro e per la città. Con gli sforzi che si stanno mettendo in campo per l'anno santo straordinario, il 54,9% degli interpellati crede che grazie al giubileo la città potrà migliorare in termini di sicurezza, ma la ricerca mostra anche come il 60% delle imprese non ritenga che sia un'occasione per il miglioramento complessivo della città. La percentuale dei pessimisti sale al 68,5% quando si parla del proprio quartiere. Solo 4 imprese su 10 ritengono che coloro che si stanno occupando dell'organizzazione lo stiano facendo in modo efficace. Dall'indagine condotta a novembre su un campione di 400 intervistati emergono anche le aspettative degli imprenditori, i quali chiedono di intervenire sullo stato delle strade, sulla gestione della nettezza urbana e dei rifiuti, sul decoro, l'arredo urbano e la criminalità, ma indipendentemente dal giubileo. Ancora, i ricavi delle imprese nel 2016 rispetto al 2015 rimarranno invariati per circa 6 intervistati su 10, mentre per quasi 9 su 10 resteranno invariati i livelli occupazionali. Ben il 73% delle imprese del commercio al dettaglio e del turismo ritiene che lo stato generale della città di Roma sia peggiorato negli ultimi 2 anni. Il dato risulta paradossalmente accentuato presso le imprese dell'area limitrofa al Vaticano. Insomma, scarsa fiducia. E così, mentre oggi il Codacons ha presentato lo sportello del Pellegrino, un servizio di assistenza a 360 gradi in favore di turisti e fedeli che si recheranno nella capitale durante il periodo del giubileo per segnalare problemi di servizi, disagi, truffe e raggiri legati all'evento, Confcommercio chiede uno scatto anche sul tema delle targhe alterne. C'è una cappa su Roma e la salute è una priorità, poi c'è una metodologia di lavoro. Serve chiedere al commissario Tronca collaborazione per trovare una soluzione congiunta. Questa la posizione espressa dal presidente dei commercianti romani, Cerra. Il caso